Come giocatore gioca nell'Entella Bacezza 85-86, poi Spezia, Viareggio, Empoli, dove poi nel 2003 inizia come allenatore. Nel 95-96 con l'Empoli vince la Coppa Italia di Serie C e promozione in Serie B. Nel 96-97, sempre con l'Empoli, conquista la Serie A. Con la Roma vince nel 2006-2007, 2007-2008 due Coppe Italia e nel 2007 una Supercoppa italiana. 2009-2010 allo Zenit e vince due campionati russi, una Coppa di Russia e nel 2011 la Supercoppa di Russia. Panchina d'oro nel 2004-2005, Oscar del calcio AEK come migliore allenatore nel 2006-2007 e nel 2017 premio Nereo Rocco. Luciano Spalletti. Premia il sindaco di Firenze, dottor Dario Tardella, e il dottor Eugenio Gianni. Allora, siamo qui con Luciano Spalletti, grandissimo ricevimento di questo premio importante, che sei diventato un personaggio molto importante. Ti faccio la domanda che ho fatto al presidente Moratti: l'egemonia della Juventus può finire quest'anno? Questo grazie anche al rinforzo che sono fatti i milanesi, in primis l'Inter. Ho capito, ma ci sono squadre fortissime. Secondo me quella più forte per quello che ha fatto vedere è il Napoli, perché l'ha fatto vedere da 2 anni, quest'anno ha ricominciato così, e l'assicurazione per questa squadra è il gioco che ormai ha costruito insieme al suo allenatore, per cui Napoli, c'è la Roma che è una Roma forte, come ho detto precedentemente, nel motore e nella scocca, perché ha una squadra fisica la Roma, una squadra tosta da un punto di vista caratteriale, per cui poi ci sono squadre come la Lazio che ha fatto benissimo e che si è già riproposta per questo campionato, per cui se mi vorresti fare un invito a partecipare alle posizioni nobili della classifica, io lo accetto, ma per noi sarà una strada lunghissima e durissima, che però siamo contenti di cominciare ad affrontare, vista la disponibilità e la qualità dei giocatori che allena. Io questo lo spero per la sua bravura. Una domanda doppia. Non ho mai visto un allenatore bravo senza top player. Quello è vero, però chi lo guida molte volte. Chi lo guida non deve stare attento a non fare danni per il momento diciamo che le cose stanno andando nella maniera giusta e si riesce a creare un interesse giornaliero ai calciatori. Senti, una domanda doppia. La prima sulla nazionale. Come l'hai vista? Che cosa può essere mancato contro una grandissima Spagna? E poi, dato che siamo a Firenze, qualche parola anche sulla Fiorentina. Come la vedi e con gli ultimi acquisti, se può almeno migliorare, almeno sulla base di quello che fa Pioli? La nazionale, ti ridico le stesse cose che ho detto fuori poi ai tuoi colleghi, che se io fossi stato Ventura avrei fatto le stesse cose, perché c'era da mandare un messaggio forte ai giocatori per andare ad affrontare una partita difficilissima in un campo impossibile contro una squadra che sta attraversando un momento fantastico. Per cui bisogna essere convincenti, bisogna essere quelli che danno subito la fiammata di quello che deve essere la personalità dentro la partita. E allora quale se non renderli convinti con anche le scelte che potevano andare a dettare legge su quel campo. Poi non è andata come loro speravano, non sono stati fortunatissimi negli episodi della partita, però fortuna e sfortuna è meglio non citarla. Io penso che il lavoro di Ventura faccia vedere che ha delle basi ben precise e che ci si possa costruire un futuro importante. I giocatori fanno vedere che nel modo di parlare, nel modo di giocare, che sono d'accordo con questa strada intrapresa, per cui bisogna saper dimenticare una sconfitta e andare poi a giocare la prossima partita, dove si rimetteranno le nostre qualità e si ritornerà a vincere. Sulla Fiorentina? La Fiorentina io non ho le possibilità di andare a commentare niente, perché
perché secondo me la Fiorentina è un allenatore bravissimo che sa fare questo. Per cui è bene anche in questo caso fidarsi di lui e stare al suo fianco sempre. La Fiorentina nella sua storia ha fatto vedere quando va a scegliere giocatori che per molti sono sconosciuti, poi risultano dei calciatori importanti, per cui stiamo attenti a dire delle bischerate ora, che poi se no ce le rimetto tutte in bocca dopo. Grazie. Siamo qui con Giancarlo Antonioni, intanto parlare dei nostri calciatori in nazionale. Chiesa oggi è presente con l'Under 21, speriamo faccia una grande partita, abbiamo lanciato un grande personaggio, un grande ragazzo qui in Fiorentina. Poi se mi fate dire anche due parole anche sugli ultimi due acquisti che abbiamo rinforzato la Fiorentina per il campionato. Chiesa si deve solo così esprimere come sa, l'anno scorso ha fatto un campionato eccellente, è stato convocato nel 21 anche in Nazionale A, insomma vuol dire che ha fatto molto bene. Quest'anno sicuramente è un po' più difficile anche per lui ripetersi, però credo che ce la possa fare perché le caratteristiche e le doti che ha gli permettono questo. Per quanto riguarda gli ultimi acquisti, Teore è un giocatore importante per questa squadra, serviva un giocatore di esperienza in un ruolo che insomma era un po' scoperti, certo. E quindi un acquisto molto azzeccato, e lo fa un ragazzo del 18enne, 19enne che in prospettiva secondo me può diventare un ottimo calciatore. Grazie Giancarlo.